esercizio 32, pagina 87. Sappiamo che c'è un certo composto, non sappiamo quale, 315 grammi di massa, e sappiamo che contiene questo numero di molecole. Dobbiamo calcolare la massa molecolare di questo composto sconosciuto. Le formule sono sempre queste due, cioè la massa del composto, 315 grammi, è data dal numero delle moli per la massa di una mole, relazione intuitiva. E anche questa intuitiva, il numero delle particelle e delle molecole in questo caso è il numero di moli per il numero d'Avogadro. Infatti ricordiamo che il numero d'Avogadro è il numero di molecole presenti in una mole. Quindi abbiamo queste due quantità, 315 grammi è il numero delle particelle, dobbiamo trovare, questa è l'incognita, la massa molare. Una volta che avremo trovato la massa molare, sarà facile passare la massa molecolare, basterà togliere grammi e sostituire con unità di massa atomiche. Il numero rimane uguale. Quindi dobbiamo trovare la massa molare. Allora, il numero d'Avogadro lo conosciamo, è un numero noto, quindi dalla seconda equazione troviamo il numero delle moli, che poi andiamo a sostituire nella prima e troviamo quindi la massa molare. Facendo la formula inversa, massa molare uguale alla massa del composto diviso il numero delle moli. Quindi cominciamo trovando il numero delle moli, formula inversa è il numero delle particelle diviso il numero d'Avogadro. Del resto è anche intuitiva questa formula, perché io ho questo numero di particelle, queste sono le particelle in una mole, quindi capisco che ho più di una mole, perché ho 19 per 10 alla 23 particelle contro 6 per 10 alla 23 che è le particelle di una mole, quindi ho più di 3 moli. Infatti 19 44 diviso 6 02 fa 3,23, quindi ho 3,23 moli. Vado a sostituire nella formula di prima per trovare la massa molare, e anche questa formula è intuitiva, perché io ho 315 grammi di questo composto, ma le moli sono più di 3, quindi una mole, per sapere quanti grammi è, devo dividere i 315 grammi diviso le moli, e quindi trovo 97,5 grammi per mole. La massa molecolare quindi è 97,5 unità di massa atomiche.